Giornata oggi sarà improntata sulla presentazione di uno dei più importanti device per una mappatura epigenetica dei fattori che condizionano la salute. Ci saranno i migliori relatori, esperti nazionali e internazionali che ci permetteranno di entrare in questo mondo, il mondo della biofisica, della prevenzione, della salute, del benessere. Anche perché noi sappiamo che oggi l'ambiente non è più quello di una volta. Se prevenire è meglio che curare, oggi è la giornata di formazione che ci permette di aumentare la nostra consapevolezza e migliorare la qualità della vita delle persone. Benvenuti a tutti, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno, siamo infiammati. La nostra è una società con molto facilmente riscontro di infiammazione, ma più clinicamente esclusivamente visibile, ma anche silente. Noi possiamo intervenire, possiamo modulare, possiamo ridurre l'incidenza dell'infiammazione lavorando a livello epigenetico, ottimizzando la manifestazione del nostro materiale genico, e questo è possibile innanzitutto realizzarlo mediante l'ausilio di un corretto stile di vita, adeguata nutrizione, nutraceutica, integrazione nutrizionale, valutazioni digitali come Cellwellbeing e S-Drive consentono di valutare i vari indicatori epigenetici e quindi di ottimizzare l'intervento nutrizionale e nutraceutico. Oggi farò un intervento che ha un denominatore comune con molti dei miei interventi che ho fatto. Parlerò di medicina quantistica. È un paradigma, direi, totalmente diverso rispetto alle conoscenze che noi medici abbiamo e che si basano sulla biochimica. Bene, io farò vedere il rovescio della medaglia, come in effetti la biofisica, che diventa sempre più importante, è un sistema integrato con la parte di biochimica, e questo diventa veramente una cosa eccezionale, perché noi medici vediamo tutto come se le cellule scambiassero dei rapporti di tipo chimico, ma invece, guarda caso, le cellule fanno dei rapporti, hanno dei rapporti che sono soprattutto di tipo biofisico. La trattazione sarà una trattazione profonda, non totale. Hola, soy Esteban Peiró, soy el director técnico de Cellwellbeing en España y he venido aquí a Bolonia con Giorgio Tersiani para realizar una exposición del caso práctico de epigenética aplicada al mundo del deporte y cómo realmente se puede aplicar en la práctica el informe epigenético de alto rendimiento para que el atleta obtenga su máximo rendimiento en el mayor tiempo posible, siempre salvaguardando su bienestar y su biología básica. Un placer para mí estar aquí y compartir mesa con tantos profesionales y espero que sea de todo agrado. Welcome. Today's lecture will be about how to apply the S-Drive in clinic and for doctors, for therapists, and how to work individually with patients. La presentazione di oggi verterà su come utilizzare la tecnologia S-Drive dal punto di vista clinico, come applicarla ai pazienti specifici. It is so crucial to find the individual or the individual parameters for the person instead of just orientating yourself from diagnoses that have been pre-given. So, how to look at the person, see where the person is at, and what the person needs. La
l'aspetto essenziale è quello di concentrarsi sull'individualità e sulla specificità di ogni singolo paziente, quindi senza fare riferimento o non solo a parametri diagnostici preconfezionati, ma focalizzandosi proprio sull'individuo specifico e la sua situazione specifica. With the S-Drive, it really enables you to look behind the scenes, to look at causes, and also to have the body answer to the question, what do we need most and what is the main issue? L'S-Drive è una tecnologia che permette di avere una panoramica del dietro le quinte, quindi capire di che cosa ha bisogno l'organismo, di che cosa ha bisogno il paziente specifico. So thank you for your attention and hopefully you enjoy. Thank you. Grazie per la vostra attenzione, spero che anche la presentazione sarà interessante. Grazie. Il mio intervento si focalizza sull'utilizzo di S-Drive nell'atleta, sia esso olimpionico piuttosto che amatore, ma soprattutto su atleta professionista, e valutandolo nelle varie condizioni, quindi sia per prevenire infortuni o prevenire il calo di performance, piuttosto che nelle condizioni di necessità, quindi quando intervenire per migliorare lo stato di salute, la performance o i tempi di recupero. Sono qui per presentare il progetto Libratum, il cui scopo è quello di aiutare le persone a migliorare la propria vita, il proprio benessere e far fronte a stress elettromagnetico. Per fare questa cosa abbiamo unito concetti antichi, le antiche sapienze, con concetti moderni informatici. Abbiamo unito l'antico con il moderno per aiutarci a essere sempre noi stessi e vivere una vita felice e coerente. E sono un fisico e il mio intervento oggi è legato a quest'idea che i sistemi viventi sono spesso studiati dal punto di vista del paradigma biochimico, cioè la chimica che guida un po' tutti i processi viventi. Però la chimica interviene soltanto quando le molecole sono estremamente vicine. Per capire come mai le molecole poi si incontrino in modo così preciso e senza errori, è necessario introdurre e ampliare il paradigma utilizzando la biofisica. Ecco, il mio intervento si basa prevalentemente da fisico su questo approccio, su questa visione.